Dopo la Delfino Cup termina il Pescara Official Camp 2021 al Delfino Training Center. Tantissimi ragazzi abruzzesi e di tutta Italia hanno svolto una settimana di allenamenti a tinte bianche-azzurre, come commenta il responsabile del progetto Academy, Marco Arcese. Beh sì, sono stati veramente due appuntamenti molto importanti. Finito uno, ne è iniziato un altro, siamo stanchi ma felici, soprattutto aver passato 4-5 giorni con bambini che non giocavano più da tempo è stato veramente molto bello. Bambini che arrivavano, i ragazzi da tutta Italia, quindi è stata una cosa veramente, veramente bella ed anche emozionante. Quindi ringrazio tutti i genitori, ringrazio i ragazzi, ringrazio la nostra staff. Pescara Calcio, l'area comunicazione, i tecnici e tutti quelli che si sono adoperati perché questa manifestazione potesse portare a termine quello che era veramente il significato dello stare insieme, riprendere a giocare, rivedere i bambini felici. Un'esperienza dentro e fuori dal campo per i tanti talenti delle affiliate della Pescara Calcio, come ci racconta il tecnico Spartaco Cordella. Sicuramente c'è tutta una parte basata, incentrata sulla tecnica, che sia individuale, che tecnica quindi diciamo collettiva, situazionale, perché adesso i lavori che facciamo sono appunto, devono tener conto di tante situazioni. Poi veniamo sempre da un periodo che è stato complicato, quindi c'è molto gioco, e quindi molta intensità. E questo aiuta appunto a crescere maggiormente sotto il profilo quindi tecnico e tattico, quindi sia individuale, tattico che collettivo. Poi è chiaro ci sta anche lo spazio per il gioco, tutto quanto quello che noi viviamo durante la giornata, ripeto, all'insegna anche del divertimento, perché abbiamo anche spazi poi dedicati proprio esclusivamente per il relax. E anche nel relax tipo mare si lavora, perché la sabbia tra l'altro è un valido alleato per farli divertire e per farli lavorare bene. Per alcuni è stata anche l'occasione di testare e far provare prodotti enogastronomici abruzzesi. I popcorn e poi tre pacchi di patatine e poi a fianco al mio letto ci sta una borsa frigorifero con dei panini con la ventricina che appena che il mister Alessandro è andato in camera l'ho rimesso subito dentro la borsa frigorifero. È perché quando guardiamo le partite tipo quella l'altra tipo Francia che ha giocato ieri Francia contro noi mangiamo. Un bel momento di sport e di condivisione dopo mesi di incubo. Dunque, l'iniziativa portata avanti dall'Accademia Pescara Calcio, che ha riscontrato tantissime presenze da tutta Italia.